Vedi, no? Lo vedi, no? Lo vedi? Lo vedi, no? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi quando dico che mi rode il culo? Lo vedi? Lo vedi? Perché poi il Napoli non ha problemi. Perché poi il Napoli si presenta contro la Fiorentina, li distrugge, perché li distrugge, perché gli ara il culo. E che cosa fa il Napoli? Ma che cazzo è? Che cosa fa il Napoli? L'upgrade. Che cosa fa il Napoli? L'upgrade. L'upgrade. Primo tempo, 4 tiri, 4 gol. Nel secondo scendono in campo più indiavolati del primo tempo. Regà, ma di che cosa dobbiamo parlare? Ma veramente bisogna parlare di qualcosa? È per questo che mi sono incazzato, ma perché poi sia chiaro, io non voglio avere nulla, nulla nel futuro contro la Roma, ma io l'avevo già detto che questo sarà un weekend di merda, ok? Dopo la sconfitta contro la Lazio, questo sarà un weekend di merda per tutte le partite che vedrò, dalla prima all'ultima, per tutte le partite che vedrò, per tutte le possibili contendenti della Roma che vinceranno e vinceranno, perché poi il destino è così. Io non potevo solo perdere il derby 3-0 senza fare tiri in porta. Il Napoli oggi doveva fare l'upgrade, perché oggi il Napoli fa l'upgrade. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che il Napoli, i giocatori del Napoli hanno preso tutti occhiali nuovi, ok? 40 tiri a partita da un gol, difficoltà in ogni gara. Ok, oggi il Napoli 4 tiri, 4 gol nel primo tempo. Upgrade! Qualcuno lo chiamerà fortuna? Io lo chiamo cinismo. Qualcuno dirà, ho capito, ma capita. Io dico che il Napoli era obbligato a vincere oggi. Obbligato. Obbligato. Uno, per rispondere alle critiche del fatto che il Napoli, che il Napoli non riusciva mai a segnare, non riusciva ad essere cinico. Uno. Due, doveva vincere per forza perché la Roma aveva perso. E oggi il Napoli ci supera. Oggi il Napoli ci supera e c'ha la partita da recuperare contro la Juventus. E quindi, ragazzi, io per quanto ho potuto lodare la Roma, perché raga, io la Roma l'ho lodata dall'inizio dell'anno, ok? Cioè io non è che adesso voglio andare a criticare aspramente sempre. È dall'inizio anno che dico questa Roma mi sta sorprendendo, questa Roma mi sta sorprendendo, questa Roma mi sta sorprendendo. Fatto sta che tu hai perso con questo Napoli. Fatto sta che tu hai perso male, male, male con questo Napoli. Fatto sta che tu hai perso con questa Atalanta. Cioè l'Atalanta che vedremo oggi, che ti pare che non vince, gli ara il culo, 8-8 gliene fa stasera. E tu hai perso anche con la Lazio. Male, male con la Lazio, male con il Napoli, male con l'Atalanta, ok? Se a fine girone d'andata tu ti trovi fuori dalla Champions, tu non hai fatto niente di straordinario. Tu non hai fatto un cazzo di straordinario. Perché parliamoci chiaro, l'anno scorso siamo arrivati quinti. Se arrivi quinto, che cosa hai fatto di straordinario? Che cosa hai fatto di magnifico? Che cosa hai fatto di così eccellente? Una beata minchia, un cazzo di niente. Non hai fatto niente di eccellente. O sbaglio io? E oggi il Napoli ti dà la dimostrazione di come si entra in campo. Perché ragazzi miei, oggi sì, anche un po' di fortuna sul fatto che poi, anche se poi, cioè, il Napoli va in vantaggio col di Insigne, colpo di Biliardo, assist di Petagna che sta crescendo. Quando io parlo di un giocatore che va costruito, vi parlo ad esempio di Petagna. Nessuno avrebbe dato 1,50 euro, quanto è il costo del quotidiano? 1,50, non l'avreste dato a Petagna voi, ok? Ma nemmeno io probabilmente. Ma un giocatore va costruito, un giocatore va preso, va costruito e va reso parte della squadra. Se tu riesci a fare questa cosa, all'improvviso Petagna diventa un'ottima alternativa ad Osimhen che non lo fa rimpiangere. Oggi, a fine primo tempo, Petagna ha fatto un'intervista a Dazon e gli ha detto che mi siete detti così rischi, mi ha fatto i complimenti perché ho fatto due assist. Petagna a fine primo tempo ha fatto due assist. Aveva creato due occasioni importanti e aveva permesso al Napoli di fare due gol. Ok? Questo è perché i giocatori li costruisci. Se i giocatori non li costruisci, se i giocatori non gli dai la possibilità di entrare nel progetto, cosa che molto spesso Fonseca ha fatto, io alzo le mani su questo, molti altri non fanno in realtà, eh. Ecco, su Fonseca posso dire che non l'ha fatto con Fazio e con Jesus, un po' mi ha dato fastidio perché tu potevi avere alternative infinite in difesa di 5, 6, 7 giocatori, eppure subito appena arrivato ha detto, cioè quest'anno appena sono, ha detto quei due non li voglio vedere manco scritti, però stanno ancora là. Questo poteva farlo, però calciatori magari come i VR, come i Carles Perez, io non posso lamentarmi su qui, Borja Mayoral, non posso lamentarmi su questo, perché insomma, li sta costruendo molto bene. Fatto sta che vi dicevo, il Napoli è in vantaggio, poi volete chiamarmi un culo il fatto che Biraghi prenda la traversa? Ma per me è più culo quello della Fiorentina, Biraghi fa un tiro sbilenco e il pallone comincia, non lo so, sembrava, cioè, senti, quando gonfia il pallone, poi lo lascia e comincia a fare così.
se stampa sulla traversa, lì sarebbe stato sculo, sarebbe stata sfiga del Napoli, sfiga di merda, se quel pallone fosse entrato. Che poi, oggettivamente, la Fiorentina qualche occasione la crea, perché la crea, perché poi Ospina fa una gran bella parata. Però quando il Napoli arriva in porta non ce n'è per nessuno, perché oggi il Napoli doveva scendere in campo, doveva fare gol, doveva farne più possibile, doveva andare a fine primo tempo in tranquillità. In tranquillità, che è quello che chiedo io, la tranquillità di potermi guardare un Napoli-Fiorentina che finisce in goleada per il Napoli, ma che non me ne frega niente, un cazzo di niente di quello che succede. Che magari da una parte strizzo l'occhio al fatto che magari prima della partita penso magari la Fiorentina ferma il Napoli, e se la Fiorentina ferma il Napoli magari c'ho quel buco di culo lì di allungare un po'. E invece no, no, perché il Napoli mi sorpassa, perché io ho perso terreno, oggettivamente io ho perso terreno. E vi ripeto che se mi rode il culo è l'atteggiamento, se mi rode il culo è per l'atteggiamento che metti in campo, perché se tu fossi sceso in campo nel derby e avessi fatto fuoco e fiamme, avessi fatto uscire il sangue dagli occhi e dai denti, se tu avessi azzannato qualunque gamba e poi perso, mi sarebbe roso il culo comunque, forse avrei fatto uno sfogo comunque, ma di sicuro non mi sarei incazzato in quel modo, ma di sicuro non l'avrei presa sul personale, perché avrei detto tu come me hai lottato, hai sperato, io ero qui davanti allo schermo perché sono un tifoso, non è che posso cambiare le sorti in questo modo, ma ero lì che strillavo. Tu eri in campo, ci hai provato, però alla fine è andata male. Invece, contro la Lazio ci abbiamo provato solo noi tifosi. I giocatori della Roma non ci hanno provato. Ed è questo quello che mi ha dato fastidio a me. Poi continuavo ad andare continuamente off topic quando volevo parlare del Napoli. Fatto sta che poi il Napoli trova il 2-0, il 3-0, e qua raga, col primo tempo ogni tiro era un gol. Ha segnato Zielinski, ha segnato Lozano alla Cagliacon, pallone di Insigne a tagliare e Lozano ha impattato, tra l'altro sul secondo gol che non ricordo di chi fosse, forse proprio di sempre di Lozano, non mi ricordo, e sul terzo gol ci sono due errori clamorosi, ma clamorosi, ma clamorosi della difesa della Fiorentina, perché sia sul gol quello che hanno ribattezzato alla Cagliacon, ma anche l'altro, insomma in scivolata, ma tu puoi permetterti di far arrivare il pallone all'unico giocatore del Napoli in area di rigore? 3 contro 1 arriva il pallone al giocatore del Napoli, ma devi chiudere, ma devi andare di cattiveria, che poi non capisco perché Prandelli si ostini a non far giocare Gallecon. Vabbè, è arrivato qualcuno, non so perché il Napoli si ostini a non la Fiorentina, Prandelli si ostini a non far giocare Gallecon, niente, avete un giocatore che era titolare nel Napoli, che tagliava 12 posizioni sopra e non lo fai giocare, che si guarda la Fiorentina del Napoli dal campo. Ma santo cielo, ma la mia video l'avrei buttato subito dentro, lo avrei casato a tal punto, gli avrei detto ti hanno scartato, non so se hanno scartato, però ti hanno scartato, devi dare il 100%, devi lottare, invece no, lì poraccio, io non so, Prandelli, io non so come lasciare fuori un giocatore con Gagliano, ma infatti devo lasciare fuori, mettilo in campo, poi Insigne segna sui rigori nel secondo tempo, ma raga, la partita era veramente, che posso dire, decisa da, cioè... Quando avevi visto il 2-0 ho detto, cioè, oh, Nemor Napoli gliene fa un altro nel secondo tempo e finisce così, invece no, gliene ha fatti tanti due nel primo, ma perché il Napoli era motivato. È la motivazione che ti fa scendere in campo, che ti fa scendere in campo in un determinato modo. La motivazione che ti fa scendere in campo in un determinato modo. Se tu scendi in campo incazzato, se tu scendi in campo che vuoi vincere, che per te non c'è nient'altro, tu c'hai la vittoria davanti e lì devi arrivare. Dopo non c'è un cazzo. Se tu prendi la vittoria dopo c'è altro, se no non c'è un cazzo. Se tu scendi in campo così, allora vedrai che la vittoria arriva. Se tu scendi in campo invece, ad esempio, come la Fiorentina oggi, che ci ha avuto quell'occasione, ha detto, potrebbe pure bastare che ci ha avuto un'occasione, almeno diranno che un'occasione ce l'abbiamo avuta. Poi fai un errore grossolano sul secondo gol, un errore grossolano sul terzo gol. Regà, di che dobbiamo parlare? Poi Insigne che tira tutto solo, Zielinski che fa quello che gli pare, e Pedagna che riesce a fare l'espone tranquillamente, nessuno che riesce a contrastarlo. La Fiorentina c'ha difensori alti 14 metri e nessuno riesce a... Vabbè, fatemi sapere la vostra. Niente, abbiamo perso una posizione. Si comincia questo fantastico weekend. Che bello!